La cucina quotidiana. Oggi hummus di ceci germogliati. Abbiamo fatto germogliare i ceci e adesso sono pronti. La lunghezza è quella giusta, poco più di un centimetro il germoglio. L'ho controllati tutti, ho tolto quelli che non erano germogliati, ma erano veramente pochi. E adesso li prendo e li metto a cuocere al vapore. Un minuto, solo un minuto, che è sufficiente per dargli un briciolo di cottura e anche di sterilizzazione, perché questi sono ceci crudi. L'ho assaggiati, sono in fase di trasformazione, si sono molto ammorbiditi, però sempre crudi sono. Vapore pronto, mettiamo dentro e contiamo un minuto. Il minuto è passato, fuori ceci. Opla. E li mettiamo a raffreddare. Nell'attesa dei ceci freddi, pesto un pochino di cumino in un mortaio perché non ce l'ho in polvere. E poi ci pesto anche un piccolo aglio. Ho messo anche l'aglio. Ho messo due piccoli perché ormai sta germogliando anche l'aglio e quindi togli il germoglio, rimane poco. Pestiamo. Ceci sono pronti, l'ho messo nel frullatore. E adesso procediamo come al solito. Tahina, limone, goccio d'olio, un pochino di sale e frulliamo il tutto. Un po' di limone spremuto. Giù anche il cumino e i ceci che abbiamo pestato. Così, un goccino di olio. Così. E un pochino di sale. E adesso diamo una bella frullata. La crema si sta formando. Metto ancora tahina, ormai la metto tutta di questo barattolo che è finito. E metto ancora limone. La crema è ancora molto asciutta, ci aggiungo un pochino di ghiaccio spezzettato. Col ghiaccio viene molto bene, viene una crema molto molto vellutata con il ghiaccio, più che con l'acqua. Frulliamo. Via. Ho aggiunto ancora limone, il limone dà sempre una bella spinta all'hummus, è stuzzicante. Ormai ci siamo. Consistenza quella giusta. Assaggio. Ci dovremmo essere. Rimane un pochino più granulosa, così che col cece cotto. Eccolo qua il nostro hummus. Spirale come al solito. Goccino di olio. Metto un po' di pellicola e lo metto in frigo perché secondo me il giorno dopo è più buono. È un pochino granuloso. Hummus di ceci germogliati. Buon appetito!